Ciao a tutti, sono Alessandro Bertola e qui davanti a voi abbiamo tutta l'intera nuova famiglia di Slate di HP. HP infatti si distingue un po' per design dalla concorrenza con nuovi prodotti, sia phablet che tablet molto interessanti, tutti montanti Android. Partiamo con il prodotto un po' più nuovo e interessante, lo Slate 6 Voice Tab, caratterizzato sia da cover molto colorate che da una struttura molto ben rifinita. Abbiamo inoltre doppio altoparlante sull'anteriore in stile HTC One e inoltre il display sembra essere veramente ottimo. Purtroppo HTC non personalizza e non aggiunge mai molto ai suoi prodotti a livello software, però in questo caso abbiamo la doppia SIM, come potete vedere dalla tendina. Passiamo al prossimo prodotto. Lo Slate 6 normale, come potete vedere questo è caratterizzato da cover molto più distintive. Abbiamo una trama sensibile alla luce, ottima al tatto, veramente buona, con caratteristiche più o meno simili allo Slate che avete appena visto, dato che è della stessa famiglia, anche in questo caso dual SIM. Qua abbiamo lo Slate 7, anche qua con caratteristiche molto belle a livello di caratterizzazione del design, cover che ricordano un po' gli ultimi portatili di HP. Anche qua abbiamo la doppia SIM, infatti per questo praticamente un tablet con doppia SIM, come potete vedere, con zero praticamente personalizzazioni da HP tranne due o tre applicazioni proprietarie. Qui abbiamo lo Slate 7 HD, il storico tablet di HP viene rimodernato, anche qui il cover veramente forse tra le cover più belle che abbiamo mai visto in fiera, Beats Audio la collaborazione, quindi doppio altoparlante stereo nella parte sottostante, micro HDMI e il jack da 3,5, fotocamera, niente flash LED. Qua non abbiamo il dialer e non possiamo telefonare. Passiamo al prossimo, Slate 8 Pro, qua prodotto leggermente più grande, un po' più classico, più o meno simile. Notiamo subito che il display è molto simile, è molto sensibile alle ditate, per il resto però ci sembra un display, una qualità del pannello del display molto buona. Come potete vedere è abbastanza fluido, anche se la cornice sia sopra che sotto è piuttosto pronunciata. Passiamo all'ultimo prodotto che troviamo qua al Mobile World Congress, lo Slate 10 HD, anche qui collaborazione con Beats Audio. Qui troviamo il doppio altoparlante stereo Beats e i pulsanti sul posteriore. Inoltre, se andiamo ad aprire qua, potete vedere come abbiamo lo slot per la SIM dati e per l'SD, anche in questo caso naturalmente non telefono. Prodotto abbastanza pesante, adesso il peso specifico non ve lo so dire, però siamo sicuramente sui 400-450 grammi.